Ciao Sociologi, un saluto anche a tutti i lettori e ascoltatori. Sono Alberto, un ragazzo che ha completato la Nuova Zelanda a piedi per i suoi 3028 km attraverso il Tiarrò, uno dei percorsi più difficili al mondo. Dopo 99 giorni dalla partenza dal centro abitato più meridionale dell'isola del sud della Nuova Zelanda, il sassolese Alberto Bellini venerdì ha raggiunto Cape Reinga, estremità settentrionale dell'isola del nord. Un cammino di poco più di 3.000 km, affrontato per la maggior parte del tempo in solitaria tra paesaggi mozzafiato. Adesso mi trovo ad Auckland e dopo qualche giorno di riposo dall'arrivo che è stato l'8 di marzo, adesso un meritato riposo. L'arrivo è stato abbastanza impegnativo e traumatico dopo che 100 km di spiagge sono stati l'ultima section, quindi una section abbastanza monotona e che da un punto di vista mentale metteva alla dura prova. L'arrivo è stato molto emozionante, toccante. Dopo tutti questi giorni, questi mesi in giro per il paese, dovendo rimpacchettare tutti i giorni lo zaino, alzandosi in un posto e andare a dormire in un altro, così per 100 giorni è stata abbastanza, è dura, però il risultato è stato portato a casa e sono molto contento. Nell'ambito dell'iniziativa, Alberto Bellini ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe a favore di Per Vincere Domani Onlus, che resterà aperta ancora per alcuni giorni. Poi, al rientro in Italia di Bellini, si concretizzerà con la donazione all'associazione. La raccolta fondi è ancora attiva, quindi se volete donare trovate le coordinate sul mio profilo o sulla pagina Facebook per vincere domani. Un ringraziamento speciale agli sponsor che mi hanno aiutato in tutto questo: Running 3.30, Onbit, SRL, VG13 Arreda, FB Solution e Officina RCM, che mi hanno aiutato in tutto questo. E spero che abbiate seguito l'avventura e magari alla prossima, non si sa.